benvenuti negli studi di Obiettivo News TV. Parte oggi la prima puntata del programma La scoperta di, delle eccellenze dell'attività del territorio canavesano e non. E partiamo con un'eccellenza che arriva da San Martino Canavese, il ristorante L'Antico Convento, che ha portato la sua cucina, ha rappresentato la cucina italiana e piemontese addirittura in Giappone. Sono qui con noi oggi Daniela Contini, titolare del ristorante Antico Convento, e Giulia Tarrogenta, primo chef del ristorante. Benvenute. Grazie, grazie mille. Partiamo da Daniela. Come è arrivata la cucina dell'Antico Convento addirittura a Osaka, in Giappone? È stato tutto un caso. Praticamente l'importatore di questa grande società che si chiama Ankyu di Osaka si è trovato ad assaggiare i nostri piatti in compagnia di un suo caro amico, anche questo un importatore, e ricercava qualcuno che andasse alla fiera per proporre questi piatti, per farli degustare ai clienti della fiera. Sono arrivati da noi più di un anno fa e si sono susseguiti innumerevoli incontri, hanno degustato i piatti, li hanno leggermente modificati perché i giapponesi non amano i sapori molto forti e hanno scelto il nostro ristorante in particolare perché proprio trattiamo questi prodotti che loro importano, come il castelmagno, il tartufo è stato un caso, una fortuna. Una fortuna, ha fatto conoscere la tua cucina fuori dal canavese. Sì, è stata davvero una storia di coincidenze fortunate, anche perché diciamo questi importatori erano interessati da un lato alla lavorazione del prodotto e dall'altro lato erano anche interessati a portare un pezzo di Piemonte per davvero in Giappone. E per esempio questo si può notare come dal fatto che hanno portato i flan di peperoni con la bagna cauda, che non sono certo un gusto vicino a quello dei giapponesi, perché la bagna cauda è tutto tranne che leggera e priva di sapori forti, ma hanno voluto comunque sia darci la possibilità di lavorare i prodotti che loro importano, sia darci la possibilità di, tra virgolette, stupire, di dare un'opportunità a quelli che sono i sapori tipici piemontesi meno conosciuti, diciamo di esportarli. Osaka è una fiera internazionale, ci avete mandato alcuni video amatoriali del posto, vediamoli insieme. La particolarità è che hanno allestito in Giappone una riproduzione fedelissima del vostro ristorante. Sì, assolutamente. Da un lato sicuramente per ricreare l'ambientazione e dare un valore aggiunto a quello che erano i sapori, contestualizzandoli anche nell'ambiente in cui loro li hanno trovati. E poi fa molto sorridere perché legato a questo aspetto c'è un episodio, diciamo, divertente. L'importatore è venuto in cucina e ci ha detto: avete visto come siamo bravi a copiare tutte le cose che fate in Italia? E noi gli abbiamo detto che forse erano riusciti anche a migliorarle, perché là funziona tutto benissimo. Servizio ineccepibile, veloce, sì, rapido. Assolutamente. Ma la cucina, hai cucinato tu lì sul posto o solamente hanno riprodotto anche quelli che sono i tuoi piatti? No, abbiamo cucinato noi, ma soprattutto abbiamo importato il nostro saper fare, nel senso che c'era una brigata internazionale
E infatti abbiamo avuto anche qualche problema di comunicazione perché nessuno parlava bene l'inglese, però alla fine è stato anche l'aspetto più divertente della situazione, riuscire a capirsi anche senza parlare benissimo la lingua. E appunto io mi sono trovata a insegnare le nostre ricette a uno staff internazionale e per me questa è stata fonte di un'incredibile soddisfazione, soprattutto perché mi hanno fatto notare come da ingredienti poveri si riesca a creare qualcosa di interessante, qualcosa che per loro è nuovo. Un'esperienza non per tutti e non di tutti i giorni. Io sono veramente grata al destino che mi ha offerto questa opportunità, anche perché sì, ogni giorno mi trovo, anche se io sono in cucina, mi trovo spesso a confrontarmi con i clienti e chiedo un parere reale su quello che sono i piatti, su come potrebbero essere più vicini ai loro gusti. Ma la possibilità di fare questo con un pubblico così diverso da quello mio di origine è stato professionalmente, credo, l'esperienza della vita. Giovanissima, come ti sei avvicinata alla cucina? Come hai deciso di diventare chef? Vabbè, non è che l'ho proprio deciso, mi ci sono trovata, come nella maggior parte delle cose, mi ci sono trovata. Io ho cominciato a lavorare perché è una passione molto costosa che è quella dei cavalli, e quindi per mantenere il mio cavallino ho cominciato a fare quello che in piemontese si dice il boccia di cucina, cioè l'aiutante, proprio il mozzo di cucina. E da lì è sicuramente nata una grande passione. Mi sono messa a studiare quali erano le tecniche per la lavorazione dei cibi e durante tutto il mio percorso di studi ho continuato ad affiancare altri cuochi fino a diventare, diciamo, il direttore della mia cucina e a ottenere, diciamo, in tempi abbastanza brevi un risultato veramente che per me è stato appagante. Vediamo ancora qualche immagine, qualche fotografia che ci avete mandato direttamente da Osaka. Commentiamo insieme magari. Qua eravamo a Kyoto. Kyoto è una città vicino ad Osaka. Questa è una vista dal castello di Osaka. Spettacolare, Osaka fa 2.700.000 abitanti, residenti, e durante il giorno arriva ad avere 8 milioni di persone che. Arrivando dal Canavese in un posto come Osaka sembra veramente di essere piombati per un momento nel futuro, perché intanto nel centro di Osaka non riesci mai a capire a che livello sei, nel senso non sai se sei fuori dalla terra, se sei al piano terra o magari sei Tre al. piani sotto. Esatto. Perché è talmente ampia, è una città che vive su tantissimi livelli. Ah, è passata la fotografia dell'ambasciatore italiano che è venuto, A farvi sì, a farci visita, visita. benissimo. E parliamo anche del ristorante però a San Martino Canavese, che è ospitato nelle bellissime mura dell'antico monastero dei Sì, frati benedettini. era un convento di frati. Io ci lavoro da una quindicina d'anni e più o meno da 10 anni, forse anche di più. Da 13 anni. Anche Giulia ha frequentato giurisprudenza, si è laureata 4 anni fa, o 5, hai perso il Passa il tempo. conto. E dal giorno dopo, ma non per dire, dal giorno dopo ha cominciato a lavorare in modo costante al ristorante. In realtà ci lavoravo anche prima in modo Sì, costante. ha Però fatto per un classica po' finisce anche con la genitori. cameriera. Ma per un brevissimo periodo. No, Sì. sicuramente prima lo facevo non a tempo pieno, nel senso che lavoravo meno, però da quando mi sono laureata, sicuramente letteralmente dal giorno dopo ero in cucina. Mattina dopo, sì. Vediamo anche qualche immagine del ristorante di San Martino Canavese, l'antico convento. Grazie.
Particolari sono queste salette settecentesche, piccole, che comunque riproducono uno scenario di altri tempi. Sì, sono molto ricercate dai nostri clienti, soprattutto la saletta, la più piccola, per le coppie, per gli anniversari, è molto gettonata. Ma non solo dalle coppie, comunque anche le persone, diciamo i nostri clienti business, l'apprezzano molto perché poter parlare di, appunto, di lavoro, mangiando qualcosa di buono, ma rimanendo sempre, Appartati e molto è una cosa riservati, abbastanza certo. apprezzata. Come tipo di cucina, piatti della tradizione Sì, piemontese, calabresana? principalmente i piatti della tradizione piemontese, rivisitati sempre, ma molto poco, abbastanza aderenti alle ricette della nonna, diciamo. Una rivisitazione che dà un tocco, diciamo, dello chef Sì, alle ma portate, come sempre diceva. molto molto vicini appunto alla cucina della nonna. Stiamo avvicinando alla chiusura della trasmissione, mi ha fatto davvero piacere avervi come nostri ospiti. Grazie a voi. Consiglio a tutti l'antico convento a San Martino Canavese e continuate a seguirci con le prossime puntate di Alla Scoperta. Di buon Grazie proseguimento. mille, arrivederci Arrivederci a a voi. tutti.